Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Spero bene. Io sono qui per recensire Lorna McNessie, che come potete vedere è questa nuova Monster High, che qui in Italia è arrivata da pochissimo, ma io le avevo già messo gli occhi addosso quando è stata presentata un pochino di tempo fa al San Diego Comic Con del 2014, che è la più grande mostra sull'intrattenimento, diciamo ormai quasi di ogni tipo, almeno per quanto riguarda i brand americani. Ogni giorno Monster High presentava un nuovo prodotto. Ci sono state anche alcune edizioni limitate durante questo San Diego Comic Con e durante questa mostra che si tiene una volta all'anno per l'appunto a San Diego. Però ora voglio mostrarvi quello che potete trovare ancora nei negozi, anche se manca poco tempo a Natale. E Lorna McNessie è arrivata veramente da poco. Come avrete immaginato, Lorna McNessie è la figlia del mostro di Loch Ness e arriva da Rutland, che è la versione Monster High della Scozia, quindi Scotland, avete capito il gioco di parole, Rutland, Scotland, eh? C'è una mini puntata dedicata a lei, dove ce la presentano, tra virgolette, dove ovviamente lei ha un accento super scozzese, come Merida di Brave nella versione originale del film. The name's Lorna. Lorna McNessie. You're one of the new Monster Exchange students. You're from Lake Loch Ness in the Frightlands of Rutland. You might have heard of my dad. Possiamo anche vedere suo padre, che più che il mostro di Loch Ness sembra Tritone, con la barba rossa, già, e che ama fare la photobomber, e quindi mettersi nelle vostre foto dietro facendo pose imbarazzanti o davanti, senza che voi ve ne accorgiate. Sorry about that. I just love a good photobomb. Comunque, quindi questa è la serie Monster Exchange e qui in Italia è stato tradotto in Erasmus da paura, anche se non penso che si possano fare degli Erasmus al liceo, ma valga solo per l'università, ma ok. Preferivo Monster Exchange in ogni modo, ma comunque quindi lei è qui solo per un pochino di tempo alla Monster High, non ci rimarrà per sempre, è qui solamente per non so quanto, non ci viene spiegato, forse lo leggeremo adesso all'interno del suo diario, questa scatola tutta nuova, completamente in plastica, e vediamola un pochino più da vicino. Molti di voi mi chiedono perché uso sempre i video in inglese. Questo è perché io guardo sempre tutto in inglese, perché mi piace sentirle in lingua originale, e penso che questo possa aiutare anche molti di voi che mi hanno detto che non sanno bene l'inglese o mi hanno consigliato come imparare l'inglese a essere un pochino più familiari con la lingua. Non la vostra lingua, intendo con l'inglese. Siamo, beh, fantastico. Qui c'è scritto il suo nome, che è Lorna McNessie. Stranamente non c'è scritto sotto che è la figlia del mostro di Loch Ness. C'è un mappamondo con due frecce e un aeroplanino di carta zombie. Almeno sembra zombie, visto che ha questa cucitura che sta proprio a rappresentare l'Erasmus da paura, o meglio l'Exchange. Infatti nella versione americana qui c'è scritto Monster Exchange, mi pare, ma qui in Italia e in tutta Europa immagino hanno tenuto il logo ma hanno tolto la scritta. C'è un artwork di Lorna che mi piace tantissimo, sembra un mostro adorabile e mi piace anche che stia mostrando tutti il passaporto con tutti i timbri dei viaggi che ha fatto. Magari anche il mio passaporto fosse pieno così di timbri, purtroppo no. Un'altra cosa che mi piace davvero tanto di questa scatola sono tutti i timbri del passaporto che possiamo vedere. Questa è quella di Rutland, quindi della Scozia, che è da dove arriva Lorna, e come possiamo vedere infatti c'è sull'immaginina di un mostro di Loch Ness, Monster Picchu, che è Machu Picchu ovviamente, Madrid, che sarebbe Madrid, dove invece è andata temporaneamente Laguna. Trovo veramente geniale e adorabile aver creato addirittura degli stampi per il passaporto per le città del regno Monster High. Come avrete sicuramente notato, se non siete non vedenti, i toni principali di questa scatola sono quelli dell'arancione e del nero. Non so se vari per le altre Monster Exchange, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che quella di Draculaura, che invece è andata a Shibuya in Giappone, sia rosa, però non vorrei dirvi una cavolata, quindi andiamo avanti e fate come se non l'avessi detto. Comunque prenderò sicuramente anche le altre, quindi vedremo. Se volete vedere la recensione, scrivetemelo come al solito nei commenti. Se non ve ne frega niente di queste Monster Exchange o Erasmus da paura, ditemi: Elisa, non me ne frega niente, recensisci qualcos'altro e io annuirò anche se voi non potrete vedermi. Anche il lato della scatola è abbastanza diverso dal solito, come potete vedere c'è scritto Lorna McNessie, c'è un pezzo del suo artwork, qui va anche a sfumare, e poi il logo Monster High. A me è molto semplice, ma mai quanto il retro. Ragazzi, il retro della scatola è così, è molto strano per essere un retro Monster High, è molto 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 semplice, come al solito impera il colore arancione e possiamo vedere
ingigantita la faccia di Lorna, così mi spaventa quasi, cioè proprio sembra un po' fissarsi. È una scelta un po' strana, è un pochino inusuale per un box Monster High. Mi piace comunque che sia diverso dal solito. Serie in tutte le lingue ispaniche, compresa quindi anche la nostra, e c'è scritto per l'appunto Erasmus da paura, e sotto il logo Monster High. E il bambino cipolla, il bambino cipolla, c'è sempre qui. Bene, non ci sia molto scusate, stamattina non riesco a parlare, come al solito, d'altronde non riesco mai a parlare. Penso che non ci sia molto altro da dire su ragazzi, aiutatemi, vi prego. Io scendo in terra e che per Natale mi dia il miracolo di saper parlare. Non ci sia molto altro da dire sul retro e sul lato di questo box, perché come potete vedere è davvero semplice, quindi passiamo a vedere la bambola e a toglierla dalla scatola, ok? Che emozione! Una cosa molto carina del box di Lorna è che è facilissimo toglierlo dalla scatola, perché aveva proprio questa copertura un po' alla Ever After Eye, come potete vedere è bastato scastrarla dal fondo, e quindi togliamo, come dire, questa vetrina di plastica e subito ci rimane Lorna. Il suo diario è in un posto molto inusuale, che è qui, e il suo stand è invece qua, in questo lato, diciamo, della scatola. Bello ragazzi, come al solito ho parlato per 10 minuti buoni e non ho registrato niente. Non mi ricordo neanche esattamente che cosa ho detto fino adesso. Penso di essere arrivata all'unboxing della bambola. Volevo farvi vedere e notare che sullo sfondo della scatola non si vedevano, ormai l'ho buttata però, sullo sfondo della scatola non si vedeva la Monster High, ma si vedeva la sua scuola a Rutland, che era molto particolare. Però chi se ne importa, insomma, lo vedrete voi se prenderete la bambola, perché ormai è troppo tardi. Chi se ne importa, no, in realtà importa, però niente. Comunque, come potete vedere, questa è Lorna sul suo stand. L'ho messa in una posizione un po' strana, diciamo instabile, sì, direi che è la parola giusta, perché Lorna ha la sua coda da mostro di Loch Ness e quindi metterla sullo stand normale è un pochino difficile, quindi l'ho messa leggermente spostata di lato. Arriva con uno stand nero e anche la solita spazzolina Monster High, di cui ormai ne abbiamo 100 milioni. La Mattel ha deciso di non fare uno stand speciale, nonostante queste bambole siano, diciamo, non proprio classiche, ma siano un'edizione un pochino speciale, un pochino nuova, un pochino diversa, ma ok, insomma, basta che funzionino. Arriva poi con il passaporto di Rutland, o come direbbero gli scozzesi, Rutland. Però alla fine è sempre il solito diario Monster High, dove ci dicono che lei ha solamente 14 anni, quindi è veramente giovane, e la invidio, perché io a 14 anni non avrei mai avuto il coraggio di andare in un altro paese da sola a fare la scuola. Era una gran fifona, non importa nessuno. Ha questa borsa rossa poi, so che molti collezionisti, ad esempio americani, si sono un po' lamentati, avrebbero voluto che fosse un pochino più dettagliata, magari con dei colori in più, invece è totalmente rossa, a me sinceramente non dispiace. È molto grossa, sembra più uno zaino che una borsa, gli mancano solamente i cosini che hanno gli zaini, che non mi viene in mente come si chiamino, i due cosini, quindi li chiamerò cosini o cosi, ma voi avete capito perché voi non siete ritardati come me. Comunque, come potete vedere, ha dei chiari richiari celtici, e qui possiamo vedere un'immagine del mostro di Loch Ness. Come vi ho fatto vedere, il padre non ha proprio l'aria del mostro di Loch Ness, sembra quasi più il retritone di un lago. Forse può mutare forma, non lo so, lo scopriremo spero in una puntata. E sì, si può aprire, e dentro ho messo questo mini passaporto di cartone, in realtà è proprio un pezzettino di cartone, che davano assieme a lei, molta gente l'ha buttato, io ho deciso di tenerlo e l'ho messo dentro la sua borsa, visto che è molto capiente. Lorna è super cute, perché è una delle Monster High più basse a essere state mai prodotte, questo la rende veramente adorabile. Oltretutto ha un corpo molto particolare, perché è super pearly, cioè super perlato. Ora vi mostro il suo viso più da vicino, così lo potrete notare anche voi. Ecco il suo viso visto da vicino, e dovreste poter notare anche voi che è perlato. Io dallo schermo della mia telecamera non capisco mai niente, però vi giuro che è perlato, insomma, credetemi sulla parola nel caso non si veda. Ha tutto il corpo di questo azzurrino molto carino, quasi verde acqua, però è azzurro. Ha gli occhi blu, un eyeliner violetto e poi un ombretto molto più scuro nero. Sopra ha un altro ombretto che voi non potete vedere, forse lo potete vedere un pochino nel suo occhio sinistro, illuminante qui più chiaro, tipo brillantinato perlato sul bianco, e poi ha queste sopracciglia super definite rosse, infatti come potete vedere è quella che noi definiremmo
una ginger, cioè una ragazza con i capelli rossi, come ce ne sono tante per l'appunto in Scozia. Invidio chiunque di voi abbia i capelli rossi naturali. Stranamente non ne hanno messo nessun tipo di lentiggini, ma non importa, è carinissima lo stesso anche così. Ha delle ciglia molto molto lunghe che servono a ingrandirle l'occhio. Poi sulle labbra un semplice lucida labbra che va sul rosso salmonato. Sentite, sembra quasi che ne so di make up. E ha questi dentini che escono da sotto e sono molto molto carini, lei mi piace veramente molto. Le sue orecchie sono da mostro acquatico e sul suo orecchio destro c'è questo orecchino che rappresenta Nero, il mostro di Loch Ness per l'appunto, molto molto carino. L'altro orecchio, che qui potete vedere molto meglio in tutta la sua acquosa mostruosità, è invece senza nessun orecchino. In testa ha questo adorabile cappellino fatto in plaid tartan, infatti il plaid e il colore tartan arriva proprio da questi paesi nordici, è iniziato ad andare di moda, non so se lo sapete, ad esempio nel punk, inizialmente in Inghilterra e nei paesi nordici, dove il plaid in passato era molto molto usato. E Lorna sembra adorare il plaid, almeno così dice nel suo diario. In alto ha dei capelli arricciati con un pochino di prodotto, che mi piacciono molto, sembrano tirati su un pochino ad ananas, ma sembrano quasi anche un pochino richiamare i tentacoli del mostro di Loch Ness, almeno questo nella mia fantasia, non so se sia realmente così. Già, questo invece è il retro dei suoi capelli. Come potete vedere la parte sotto è decisamente di un rosso molto più chiaro. I capelli dovrebbero comunque essere sempre mossi, ma come sappiamo la bambola è appena uscita dalla scatola, quindi non pretendiamo tantissimo, ma non capisco il perché di fare questi capelli di due colori differenti, cioè di un rosso molto più chiaro sotto e di un rosso molto più scuro sopra. Forse l'avrei preferita se avesse avuto i capelli tutti di un rosso più scuro, ma sono carini ugualmente e insomma la rendono un pochino più speciale, insomma le danno un pochino più di personalità, anche se comunque lo stacco tra i due colori è veramente molto molto evidente. La parte sopra del vestito di Lorna, che è comunque molto semplice ma molto carino, insomma solo 14 anni, cosa vi aspettavate, che andasse in giro mezza nuda? Vestito carino e adorabile come tutte le 14 anni dovrebbero avere. Come potete vedere la parte sopra è molto semplice, è rossa con dei rombi, queste maniche spuffi spuffi, e poi ha questa enorme cintura molto celtica, nera, di plastica, che come potete vedere le va fino a dietro ed è removibile ovviamente. Non so se vi ricordate Brave, scusate se continuo a prenderlo come esempio, ma è un cartone che penso che abbiate visto tutti. Il padre di Merida aveva esattamente la stessa cintura e se non sbaglio anche in How to Train Your Dragon, quindi Dragon Trainer qui in Italia, devono proprio mettere queste cinture, perché in Scozia e comunque nei paesi nordici le celtici erano veramente di moda, ma non sapevo che anche le ragazze le mettessero. Beh, lei è un mostro, quindi può permettersi qualsiasi cosa. Sa che trovo però davvero adorabile la sua gonna, è molto, molto strana perché come potete vedere questa parte va sopra l'altra, però lascia questa parte un pochino più in alto e ha questo taglio molto particolare che però a me piace molto, insomma se questo vestito esistesse io l'avrei già comprato. Diciamo che sulla stampa ha sempre tantissimi mostrini di Loch Ness e sempre dei segni celtici, anche questo ovviamente è removibile. Ed è adorabile, questo vestito mi piace tantissimo nella sua semplicità, perché lo metterei anch'io, è un vestito un po' da tutti i giorni. Le scarpe di Lorna sono molto particolari, perché come potete vedere sul davanti non hanno niente di specialissimo, a parte il fatto che sembrano quasi delle scarpe da tennis, ma poi hanno questo tacco che richiama proprio un pochino i ruderi, mi viene da dire, i vecchi castelli per l'appunto celtici e dei paesi freddi. E sembrano anche abbastanza comode, la zeppa di solito è molto più comoda del tacco 12, quindi con tacco spesso o con zeppa, mai tacco a spillo ragazzi, il tacco a spillo è morte, ricordatevi. Come vi avevo già anticipato, Lorna ha questa coda, che è la coda del mostro di Loch Ness, ed è molto carina. Come potete vedere qui ci sono tantissime pinnette caudali, come quelle dei pesciolini rossi, poi qui si divide a metà, un pochino come la coda di Toothless o Stentato. Sì, parlavo di te, faccio vedere un attimo la tua coda. Sì, vedete, è comunque abbastanza simile. Infatti anche Stentato è un drago ed è sempre scozzese o comunque dei paesi nordici. Oh. Le sue braccia sono squamose, le sue mani sono palmate e squamose e soprattutto anche qui ha la sua pinnetta caudale per poter nuotare meglio, mia cara. Anche sulle gambe, che come potete vedere possono essere rimosse, infatti ho tenuto sugli elastici che erano nella scatola, sono squamose e hanno la loro pinnetta inclusa. Ma voglio farvi vedere un'altra cosa molto speciale, almeno secondo me, di questa Lorna.
attende 2 secondi in linea. Anche sulla sua pancia è scolpito un enorme pattern celtico, che va a finire qui con un cuore. La trovo una cosa molto speciale e molto pensata, è davvero un nice touch da parte di Mattel, per rendere questa bambola ancora più speciale, e io già la adoro. Bene ragazzi, cosa posso dire di questa Lorna McNessy? È adorabile, secondo me, è una delle mie Monster High preferite, anzi è la mia Monster High preferita. Posso dirvi che probabilmente lei è la mia preferita di tutta questa nuova serie e anche per questo è la prima che ho comprato. La trovo bellissima e speciale sotto tutti i punti di vista. Semplice per il vestito, semplice in molte cose, ma perfetta anche proprio per questo. Con queste, le Freaky Fusion e le Haunted, questo 2014 è stato veramente un anno fantastico per Mattel e vorrei fargli veramente un applauso. Trovo le Monster High un brand ancora in crescita, soprattutto negli Stati Uniti, e le trovo anche un brand che quest'anno ci ha dato veramente molto, e quindi ringrazio Mattel. Insomma, per Natale forse è un attimo tardino, però chi lo sa, c'è ancora la Befana, oppure potete prendere un bel voto a scuola, e insomma manca ancora una settimana. Beh ragazzi, quindi vi avverto che fino a dopo Natale non ci saranno la seconda recensione della mia scrivania, non ci saranno vlog, recensirò ancora giocattoli per darvi delle idee, sia ancora per il Natale, sia per i regali a fare dei vostri amici, ai vostri figli, o a voi stessi, che sono sempre i regali migliori come dico sempre. Quindi in questa settimana aspettatevi solamente recensioni di giocattoli. Grazie mille per seguirmi sempre e guardate che bello l'anello che ho su oggi, che è a forma di fiocchetto, che mi ha mandato la mia fan Noemi, che ringrazio ancora tantissimo. Ho fatto un video dove mostro l'apertura del suo pacco, che è un pacco bellissimo direttamente dalla Sardegna, e amo il suo anello, lo sto mettendo tutti i giorni. Quindi grazie mille a Noemi, grazie mille a tutti voi per aver reso anche il mio anno e il mio Natale così fantastico. Grazie e un saluto da me e da Lorna. Sì, da Lorna, giusto? Sì, posso farcela.